istruzione al combattimento realistica grazie ad una tecnologia d'avanguardia. Piazza d'armi di Wallenstadt, Sankt Luzisteik. Nulla lascia supporre che dietro le mura della caserma vi sia una delle piazze d'esercitazione più moderne dell'esercito svizzero. Istruzione al combattimento realistica mediante simulatori laser. Questa istruzione è resa possibile grazie ai sistemi di simulazione LIFE, SIMUG e SIMCUG, sistema di simulazione per esercizi di combattimento e sistema di simulazione per il combattimento in zone edificate. Il grosso delle truppe di impiego svizzere trova su questa piazza d'armi un luogo ideale per allenarsi nel modo più realistico possibile. L'istruzione si orienta in funzione del compito dell'esercito. In tale contesto istruiamo i soldati nel modo che riteniamo più consono per affrontare i conflitti e gli impieghi futuri. Siamo ben consapevoli che le crisi e i conflitti non dipendono dalle nostre immaginazioni, ma seguono regole proprie. Ciononostante, cerchiamo di impostare l'istruzione nel modo più realistico possibile per preparare i soldati in maniera ottimale nell'ottica degli impieghi futuri. L'istruzione ha i suoi limiti, così come la simulazione, e di tanto in tanto dobbiamo quindi scendere a compromessi. Cerchiamo tuttavia di avvicinarci il più possibile alla realtà, affinché ogni soldato sia preparato all'impiego nel migliore dei modi. Il comportamento dei singoli soldati e dei veicoli viene ripreso durante l'esercizio e successivamente può essere analizzato nel dettaglio. Nella centrale d'impiego vengono rilevate le informazioni concernenti l'ubicazione, l'azione e lo stato, per poi essere registrate sotto forma di continue rappresentazioni della situazione. Ciò richiede notevole motivazione ed efficienza nell'apprendimento, in modo che tutte le persone coinvolte possano verificare a posteriori, supportate da insegnanti professionisti, il rapporto tra azione e reazione, sulla base delle registrazioni. Il CIFT, Centro di Istruzione delle Forze Terrestri, offre una piattaforma all'avanguardia per quanto concerne l'istruzione, in grado di competere senza problemi a livello mondiale con altri paesi. Il comandante delle Forze Terrestri come giudica l'importanza di questo impianto di istruzione? Siccome i militari prestano servizio soltanto per brevi periodi, l'istruzione deve in primo luogo essere strutturata e organizzata il più intensamente ed efficientemente possibile. Inoltre, il nostro paese, vista la sua densità demografica, è troppo piccolo per manovre su larga scala. Sostituiamo quindi una gran parte dell'istruzione con delle simulazioni che qui si prestano in maniera ottimale. Il CIC, Centro di Istruzione al Combattimento Est del CIFT, costituisce una pietra miliare dell'esercito svizzero.